Bentornati nell'Antro Avventurieri. La rubrica dei miti in pillole continua con il guardiano della soglia, Yogg-Sothoth. Soprannominato anche colui che apre la via, Yogg-Sothoth è uno dei più terrificanti e misteriosi dei Esterni. Egli ha creato insieme alla dea Shub-Niggurath le gemelle Nug e Yeb, e a sua volta Nug ha generato Cthulhu. Inoltre si ritiene che Yogg-Sothoth abbia dato vita anche ad Astur. Le descrizioni di questo essere sembrano spaziare, ma quasi tutte sono concordi nel definirlo un essere composto da globi o sfere iridescenti che si vanno mescolando tra di loro e cambiano posizione continuamente. Queste altro non sono che sacche ovariche, le quali possono staccarsi a piacimento e agire in modo quasi autonomo. Nella maggior parte dei casi agiscono al solo scopo di creare un portale che consenta al loro padrone di giungere in un luogo. Si tratta di un'entità estremamente conosciuta tra coloro che praticano l'arcano, ed è proprio per questo che molti altri culti lo rispettano, ma lo temono contemporaneamente. Quando viene evocato un portale per lasciarlo entrare, egli lo attraversa per breve tempo alla ricerca di sacrifici o per diffondere il suo influsso. È in grado di viaggiare nello spazio e nel tempo a proprio piacimento, al solo scopo di distruggere tutto ciò che trova. Nondimeno, è estremamente dannoso per qualsivoglia essere vivente. Anche solo un minimo contatto con esso provoca effetti devastanti. Tuttavia, quando viene invocato da qualche creatura, non è certo senza un motivo valido. Difatti, egli spesso insegna oscuri segreti ai suoi devoti servitori. Questi agiscono col solo scopo di assisterlo nel miglior modo possibile, in modo da ottenere ricche ricompense come conoscenze proibite, la capacità di controllare temibili creature provenienti da luoghi lontani o addirittura il privilegio di unirsi in tutto e per tutto a lui. Però bisogna anche dire che chiunque potrebbe accedere al suo potere e quindi essere in grado di convocare sia lui che i suoi servitori. In fondo, lo scopo di Yogg-Sothoth rimane sempre quello di espandere il proprio influsso e accedere ad ogni mondo possibile. Dunque, avventurieri, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace e fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale e selezionate la campanella per non perdervi la prossima puntata dei Miti in Pillole. Come sempre, vi auguriamo una buona giornata e a presto, cultisti!